Salve a tutti i lettori di Betis.it e anche chi non è lettore di Betis.it, ma si è collegato per questa live con gli sceneggiatori. Come sapete, un paio di settimane fa abbiamo ospitato a questa live con i registi, scusate, mi sono confuso perché stavo pensando che 2 settimane fa abbiamo ospitato una live con gli sceneggiatori e Maurizio Sciarra, che adesso parlerà subito dopo di me, ci ha contattato per fare la stessa cosa con i registi, per capire, parlare e confrontarsi un attimo su cosa succederà e che storie verranno girate, come verranno girate, che opportunità ci sono e che problemi pone il periodo dopo il Covid. Quindi non rubo altro tempo a Maurizio, ti passo subito la palla e introducici bene gli argomenti, di questa live. Grazie soprattutto per averci ospitato e grazie per condurre questo incontro. Sono 2 mesi che siamo chiusi dentro casa, ma sono 2 mesi che pensiamo. Il nostro lavoro è anche fatto molto di stare in casa. Di scovare idee, di trovare chi ce le produce e poi dopo chi le vuole vedere. Questo periodo è stato una forzata riflessione, ma una riflessione che penso sia utile per tutti noi. Ho seguito l'incontro degli sceneggiatori, da cui sono venuti fuori degli spunti interessanti. Che cosa ci differenzia dagli sceneggiatori? Che noi abbiamo bisogno di stare in mezzo alla gente molto di più di loro. Una troupe è in genere composta da almeno 30-40 persone, poi ci sono gli attori, poi ci sono le comparse. Quindi questa nuova situazione a noi come registi pone una serie di problemi pratici, ma forse anche una serie di problemi ideali su che cosa dobbiamo raccontare. Allora io penso che questo momento del coronavirus è arrivato esattamente quando alcuni dei problemi che noi affronteremo erano già presenti e sono esplosi in maniera evidente, in maniera, come dire, drammatica. Allora, forse questa riflessione ci serve anche a tornare un momento indietro, quando sembrava che tutto andasse bene e quando invece alcune delle cose che stanno succedendo oggi erano già in luce. Forse, appunto, una sorta di storia parallela a quella del virus che era già presente fra noi prima e poi è esploso. Quali saranno gli argomenti che vorremmo affrontare? Vorremmo affrontare ovviamente che cosa vuol dire oggi pensare una storia dopo quello che abbiamo vissuto. Restare legati alla realtà o, come ci piace fare, superarla o reinventarla o raccontarla in un altro modo. Come sarà possibile farlo? È un problema anche tecnico, dicevo. Avere a che fare con tanta gente, come sarà possibile e quando? Come sarà possibile viaggiare di nuovo? Come sarà possibile riprendere a fare un cinema internazionale che stiamo cominciando a fare? Allora, diciamo che i temi, cioè bene o male, saranno questi, ognuno che interverrà avrà la propria sensibilità e il proprio punto di vista. Cominciamo, sarebbe bello. Ho visto uno dei primi ospiti che è in un contesto diverso da quello in cui siamo noi. Mi piacerebbe forse cominciare proprio da Daniele Lucchetti e capire dov'è, perché e come intende andare avanti. Eccomi qua, mi vedete? Mi vedete, mi sentite? No, ti sentiamo ma non ti vediamo. E perché non mi vedete? Aspetta, cerchiamo di capirlo.
Allora, Daniele ha detto di essere diventato un mostro di Zoom in questi due mesi, esperto. Molti di noi. In questo momento no. Quindi adesso però... No, no, sto facendo una bruttissima figura. Adesso chiaramente la sconti. Aspetta, eh. Esatto, esatto, la battutaccia da fanatico. La sto scontando. E dunque, perché... Non ho l'opzione delle camere. Aspetta. Stiamo facendo quello che noi stiamo facendo da due mesi. Se ci pensiamo, ogni collegamento che noi facciamo, metà del tempo si usa dicendo sei collegato, mi vedi, mi senti. Quindi sì, è normale. Niente, non mi dà l'opzione delle camere, ma non so perché. Volete che mi sconnetto e mi riconnetto? No, proviamo, no, aspetta. Prova ora. Vediamo. Eccomi qua, ci sono. Okay, eravate perfetto. Eravate voi. Sì. Sì, era tutto un complotto per metterti in disagio. Esatto. E, no, io mi collego, infatti, vabbè, vi ringrazio per questa disponibilità, questa chiacchierata che è importante. E prima Maurizio diceva, cerchiamo di capire come raccontare quello che abbiamo vissuto. In realtà abbiamo vissuto, cioè almeno io in questi due mesi, essenzialmente ho vissuto una cosa che non ho mai vissuto prima. Scusami, ti devo chiedere di girare il cellulare, se no sei storto, di ruotarlo. Così. Perfetto. Così va bene? Perfetto. Ok. Nessuno nelle nostre vite ha mai vissuto una situazione di questo genere. E io essenzialmente l'ho vissuta. L'ho vissuta significa che l'ho vissuta anche male, l'ho vissuta in certi momenti anche bene. Ho subito, come penso tutti noi, una discontinuità di... Silenzio, fermo! Una discontinuità di ispirazione, una discontinuità di concentrazione. Faccio un esempio. Non sono riuscito a vedere un film, neanche uno. Non sono riuscito a vedere una serie televisiva. Non sono riuscito ad aprire un libro. Che, come dire, sono saltate tutte quante le mie normali situazioni di vita quotidiana, in cui sono un lettore, sono uno spettatore, e è stato tutto assorbito, questi due mesi sono stati assorbiti dalla mia, da un allarme continuo, fossi entrato in una dimensione di sopravvivenza, come un cacciatore, uno abituato a vivere di caccia, ma anche di sole, di bagno, di mare, eccetera, è un pescatore che un po' pesca, un po' si prende il sole. No, una situazione di emergenza come questa l'ho vissuta come una vera prova di sopravvivenza e anche di ridefinizione proprio delle proporzioni delle cose che ci stanno accadendo intorno, delle scale di valore, e anche ho fatto i conti con la mia capacità di resistenza a una difficoltà di questo genere che non era così forte come pensassi. Ora credo che il racconto il racconto di quello che sta succedendo deve passare attraverso, per me, per quanto mi riguarda, una sedimentazione, perché quello che è accaduto non è banale, non lo saprei raccontare oggi sono pieno di sensazioni, ho paura che ricominci, ho paura che questa uscita che sto facendo, i giardinetti sotto casa, sia una cosa che potrebbe uccidermi, quindi sono qui con un certo allarme. La sedimentazione e il far depositare queste sensazioni può darsi che creerà qualcosa. Come nel dopoguerra, alla fine della guerra... C'è un momento di stallo. A quel periodo. Sono sopravvissute essenzialmente le cose fatte molto bene, pochissime cose fatte molto molto bene. Quindi non vorrei mettermi, teorizzare il fatto che adesso questa situazione si debba raccontare. Si può raccontare ovviamente, ma non si deve raccontare, non è necessario. Secondo me bisogna mettersi in moto con una narrazione su questo periodo, che se uno vuole che sia quella giusta, quella profonda, quella che rimane, bisogna sedimentare quello che è accaduto e averci un distacco. Ora, il confronto con la guerra è impari, nel senso che la guerra era... c'è chi l'ha filmata in diretta, penso Rossellini, penso a quelli che sono riusciti a riprendere in diretta quello che era appena successo, ma qui quello che è appena successo non si vede, è invisibile, non ha macerie. Le macerie sono esistenziali, sono umane, non sappiamo se risorgeremo o no, se tra sei mesi, fra un anno staremo
molto peggio di così, oppure se saremo un paese che si è lasciato tutto alle spalle. Mentre si sta dentro un'esperienza, si può forse pensare anche a come raccontarla, però credo che questa veramente sia grande, sia un evento grosso che non so quanto e come potrà entrare col giusto distacco, con la giusta distanza nei nostri film. Tu un film in realtà ce l'hai praticamente pronto, insomma, era tra i film che si pensava che potessero anche andare a Cannes, quindi quasi pronto, è praticamente pronto. Quindi hai diciamo sei uno di quelli che hanno molto tempo per pensare il prossimo. Sì. E secondo te questo tempo che ti separa a te dalla fine del tuo prossimo film è un tempo sufficiente per creare questo distacco di cui parli? Non lo so, questo non te lo so dire. Io so già che film voglio fare, il prossimo film che voglio fare, lo volevo fare anche prima. Sono convinto che sia una buonissima idea. E non cambierai per quello che è successo. Ma non lo so, certo, se mi verrà un'ispirazione, sì. Se mi verrà un'ispirazione, sì. Però credo che anche il cinema di guerra del dopoguerra, parlo della nostra seconda guerra mondiale, è stato un cinema dove è stato compresente. Un atteggiamento di chi comunque la guerra la teneva presente e di chi invece non la teneva presente. Cioè io potrei fare un elenco di film di autori grandi o piccoli che hanno fatto dei film durante la guerra e che magari noi stessi non siamo in grado di ricordarci se sono stati fatti prima, dopo, durante o quanto dopo. Tante commedie, tanti film anche drammatici, ma questo è anche il cinema americano. Non mi ricordo che film vedevo l'altro giorno americano, era un film del 42, non c'era nessuno, no, un film inglese. Nel 1942 non c'era nessuna traccia del conflitto, era fatto film ricco di Powell e Pressburger, tranquillamente è stato fatto durante la guerra. Cioè non è obbligatorio parlare di guerra durante la guerra o dopo la guerra, non è, rischia di essere anzi come dire, di infilarsi in un cliché in qualche maniera. Una domanda che vorrò fare poi a tutti quelli che parteciperanno. Noi, come stavi dicendo tu, sono 2 mesi che stiamo in queste immagini. Noi, gli altri, quelli che vediamo, la nostra immagine, le immagini che vediamo attraverso il computer, possono diventare un nuovo linguaggio. Io spero di no, perché siamo tutti talmente brutti, filmati in grand'angolo col telefonino, con la luce orribile, sembriamo più vecchi. Io ho i miei studenti che hanno 25 anni, quando li vedo sembra una galleria di mostri. E sono bellissimi. Oh, scusate, Sosò, scusate, è caduta mia figlia inciampata. Tanto male, Sosò? Vieni qua, vieni qua. Vieni, vieni da papà. Scusate, devo coccolare un attimo. Questa è la vita vera. Momento incredibile. Questo gli sceneggiatori non lo potevano vantare. No, No, è esatto. inciampata in un guinzaglio, nel guinzaglio del suo stesso cane. E poi però, posso dire una cosa, che silenzio, i bambini, chi ha dei bambini in questo momento ha vissuto un momento terribile, perché non abbiamo avuto paura per loro, non abbiamo saputo se li stavamo difendendo. Adesso che li stiamo portando al parco e ai giardinetti, non sappiamo se li mettiamo in pericolo. Hanno talmente un bisogno di contatto umano che ci siamo un po' tutti messi a piangere quando li abbiamo visti fare le loro classi, le loro lezioni via internet con i loro compagni e rispondere alla maestra come se fossero in classe. Cioè, non sono le vittime di una guerra, ovviamente, però sono le vittime di un qualcosa di diverso, di misterioso, che ci fa sentire impotenti, che ci fa sentire tristi, è una complessità di sentimenti che abbiamo vissuto in questo periodo, che non si ferma semplicemente a sono in pericolo di vita, la curva scende, la curva sale. Siamo bravi genitori, lasciamo il pianeta giusto ai nostri figli, siamo stati indifferenti alle questioni ambientali, le questioni ambientali sono realmente rilevanti. Abbiamo sbagliato tutto nell'impostare una politica sulla crescita e accettare che fosse fatta questa incredibile crescita economica a discapito della protezione dell'ambiente. La green economy è veramente un'alternativa a un altro tipo di speculazione. Le nostre vite sono veramente tutte appese a un filo, o ci possiamo proteggere. La tecnologia e la scienza ci possono difendere, o siamo veramente casualmente ancora tutti al mondo?
Sono una quantità di temi che non si può rispondere. Io per il momento spero solo di riuscire a fare un film che c'è in mente, spero che ci siano ancora delle sale fra un anno per farlo vedere, finire questo, finire Lacci, fare il mix di Lacci e farvelo vedere. E riesco a guardare molto molto poco al di là del mio naso, ecco. La vedo molto tragica, come vedete, ma è un tragico complesso, un tragico imprevisto, imprevedibile, che non ha precedenti, non è riassumibile dentro uno schema predefinito, precedente. E credo anche che chi ha vissuto la spagnola ha un altro tipo di senso di ineluttabilità nelle proprie vite. Noi oggi siamo convinti che la medicina e la tecnologia ce la fanno sempre spangare alla fine, no? La tecnica, stavolta non più. Ora, io volevo passare a Roberto Andò, continuando questo discorso che aveva iniziato Daniele. Cioè, secondo te, tutto quello che è successo e la maniera in cui l'abbiamo vissuta come società, chiaramente quindi come spettatori, evidentemente, cambia o causerà un cambiamento nel mood del cinema italiano? Nel senso che solitamente i film italiani si sono mossi, da un lato sia quelli commerciali e dall'altro lato quelli più d'autore, da festival, su una certa polarizzazione tra un eccesso di commedia da una parte e dall'altra parte invece un cinema molto più radicato nella riflessione, in certi tipi di tempi. E questo, secondo te, influisce? Questo evento influirà nel mood del cinema? Io penso a quando c'è stato l'11 settembre e i film americani hanno cambiato proprio mood, sentimento, erano tutti molto più depressi, molto più soli, c'erano proprio altri sentimenti in ballo. Sei muto, Roberto, ti devi levare il muto. Sei ancora muto. Ok. Ecco, dicevo che in realtà ci sono dei precedenti, per quanto questa è ovviamente una situazione unica, anche perché è globale, appunto, perché non c'è modo di uscire dal mondo questa volta. In tutte le altre crisi si poteva andare altrove. Qui, ovviamente, essendosi trasportato ovunque il virus, non c'è un posto da cui uscire. Il mondo è questo, è piccolo, piccolissimo in questo momento. E quindi è molto difficile pensare a delle vie di fuga. E dall'altra, però, ci sono dei precedenti. Cioè, voglio dire, per esempio, c'è stato un momento in cui per ben 2 anni i teatri inglesi, ai tempi del teatro elisabettiano di Shakespeare, è stato chiuso. Eppure quando si sono riaperti i teatri, Shakespeare ha continuato a parlare delle cose di cui aveva parlato anche prima. E cioè il modo in cui queste cose, poi queste crisi, si insinuano nella vita di chi crea, di chi scrive, di chi fa dei film, di chi scrive dei romanzi, qualunque cosa sia la sua attività, si insinua in un modo molto, come si dice, traverso anche, sbieco, non è così totalizzante. Noi usciamo da un periodo in cui non si parla che di questo e non avremmo potuto vivere questa crisi se non in questo modo. Ora ci sarà bisogno, a partire dal fatto che il mondo sia salvo, che è tutto da vedere, perché, come diceva Daniele, noi diamo per certo che ci sarà una via d'uscita. Cioè abbiamo sempre pensato... In questo caso sarebbe disastroso pensarlo, però noi non lo sappiamo, stiamo gestendo una situazione dando per certe tutta una serie di cose che non sono certe. E quindi ci vorrà un tempo di ricostruzione interiore, direi io. E certo ci sono delle storie che si impongono, perché le storie certe volte si scrivono da sole. Oggi leggevo questa storia stupenda di questo epidemiologo inglese Ferguson, che era, diciamo, il consulente che ha riportato Johnson alla realtà e quindi alla chiusura, al lockdown, il quale però ha fatto un passo falso e ha frequentato
clandestinamente la sua amante e nel suo appartamento, motivo per cui è stato licenziato in tronco dalla task force. E quindi, ecco, questa è una storia, una piccola storia morale che è come se si scrivesse da sola, come se fosse scritta da sola, cioè si impone in questo momento in cui tutto il mondo è rivolto a questo, e in modo particolare perché racconta dei temi, cioè appunto la predizione, diciamo in qualche modo la prescrizione di certi comportamenti e l'inevitabilità del tradimento di questi comportamenti. Quindi diciamo che pure io penso che non sia per niente facile capire che mood avrà il cinema. Penso che questi cambiamenti sono anche molto piccoli, sono anche molto movimenti minimi dell'anima e non penso che arriveranno delle cose clamorose. Noi siamo antropologicamente legati a un mondo e continuiamo a raccontare questo. Siamo abituati al disastro, lo abbiamo introiettato dentro di noi e ce lo siamo raccontati mille volte anche raccontando storie distopiche proiettate nel futuro. Quindi è come se l'avessimo anche un po' vissuto attraverso il cinema, una storia come quella che stiamo vivendo. Cioè è una storia paradossalmente cinematografica, non di vita, quella che stiamo vivendo. E quindi forse ci vuole uno scarto in questo senso. E penso che io in questo periodo non ho per esempio pensato al cinema, non ho pensato per niente, ho pensato soprattutto agli effetti sulla società che avrà questa situazione. Ho pensato che cambierà, e questo ne sono convinto, ed è anche più facile da divinare, che la società che noi abbiamo davanti non è quella che ci avremo davanti in futuro. Si romperanno moltissime delle cose a cui noi eravamo legati e prima di tutto un patto di solidarietà. Questo è quello che mi preoccupa di più, perché si è già visto, voglio dire, all'interno degli stati, l'Europa, l'egoismo, e siccome succederà che si riacutizzerà quello che era già chiaro, che era già molto evidente, cioè il dislivello sociale, penso che queste sono le storie che sicuramente verranno in primo piano quando finirà l'emergenza e che invaderanno il campo. E in quel mood lì, voglio dire, ritroviamo tonalità che sono quelle che abbiamo sempre affrontato, che si sono sempre affrontate. E il problema vero è che in questo momento, diciamo, questa emergenza ci pone di fronte a un problema anche di visibilità. Cioè noi siamo abituati a, diciamo, una sorta di onnipotenza riguardo al visibile. In questo momento penso a un certo tipo di cinema del reale, non avrebbe le ali spuntate, nel senso che i posti sono anche difficili da raggiungere. Siamo, diciamo, in un regime di restrizione e le poche fotografie sono state fotografie eccezionali legate a queste stanze di ospedale, a questi luoghi, e quindi è come stato un bagliore del reale legato a immagini che quasi sempre la televisione ha trasmesso sfocate per evitare di svelare i volti veri delle persone coinvolte, la privacy. E c'è effettivamente una reale difficoltà a acciuffare il luogo della vita in questo momento. Io ripetevo per il teatro una frase che mi piace molto di Cantor, un grande regista che io ho amato molto, di cui sono stato amico, e lui diceva a un certo punto, per spiegare il suo teatro dove non ci sono gli attori in senso tradizionale, non si può recitare a teatro, bisogna prima trovare il luogo della vita. Ecco, in questo momento è come se noi il luogo della vita l'avessimo perso, perché si è perso completamente. Siamo qui nelle nostre case, a parte l'uscita che fa Daniela temeraria nel giardino, e siamo tutti molto cauti, e è come se la cercassimo di convocare nella nostra mente il luogo della vita, di ritrovare quello che forse in certi momenti abbiamo vissuto come luogo della vita. Ecco, il ciro bello. Sì. Sarò un po' provocatorio perché il momento lo richiede, secondo me. Ma secondo te noi il luogo della vita ce l'avevamo prima? Cioè il cinema italiano, prima di entrare nel coronavirus,
era in una fase in cui esprimeva un luogo di vita o esprimeva una serie di luoghi comuni che eravamo un po' obbligati a dover esprimere fuori dai denti. Noi sono anni che viviamo sotto l'incubo del film unico, della commedia rassicurante, della media borghesia che si racconta in maniera più o meno ridicola. Quello era un luogo di vita vero. Ma guarda, io non sono convinto di questo perché non penso mai in questi termini. Sarà un mio limite. Cioè, penso un po' perché, diciamo, ho sempre fatto i film in base ad altre spinte. Certamente ci sono, voglio dire, mille condizionamenti, è un mestiere complicato, rischioso, però, insomma, ho visto anche tante cose interessanti che mi sembrano andare in una direzione diversa da questa. Certo, voglio dire, un cinema esprime sempre anche una sua medietà e mediamente forse quello che di più standardizzato offre l'industria cinematografica va nella direzione in cui dici tu, però poi si ragiona sul cinema italiano attraverso anche delle punte, delle cose che muovono questo quadro, e questo quadro io lo vedevo in movimento, non lo vedevo come un quadro diciamo che avesse perso il luogo della vita addirittura. E questo che dico adesso è qualcosa di drammatico, si collega un po' a quello che diceva Daniele, cioè è talmente difficile in questo momento persino pensare al cinema, non solo leggere, non solo scrivere, non solo immaginare, ma è talmente traballante quello su cui noi siamo seduti che è molto difficile. Prima di tutto bisogna riconvocare una propria idea del mondo che è, in questo momento vacilla, e vacilla, insomma, quello che è successo ce lo fa vacillare. Quindi io non posso neanche dire che farà bene al cinema italiano, perché sarei troppo ottimista, nel senso che io non penso alle magnifiche sorti progressive dopo questo che è accaduto. E penso che il nocciolo dell'uomo è sostanzialmente quello, e come abbiamo visto, lo dico provocatoriamente, ma neanche tanto, e qui in questa riunione per esempio ci sono poche registe donne, c'è Cristina, forse potevamo fare lo sforzo di invitare qualche collega in più, però diciamo scusami, sono state molte le registe donne che hanno declinato. Ah, questo mi conforta. No, ma facevo un discorso di altro tipo, dicevo per esempio rispetto a questa aspettativa che migliorino le cose, che l'uomo faccia prevalere l'anima alla merce, che quindi anche il cinema si rispecchi in questo quadro nuovo, io ti dico che avevo molte speranze in queste donne che in questo momento si trovano a essere burattinai dell'Europa, cioè penso alla Merkel, alla Lagarde e alla von der Leyen. Ecco, sono tre donne che ci hanno deluso su fronti diversi, hanno dovuto essere rimproverate, strattonate per ritrovare un minimo di rapporto con la drammaticità della situazione, eppure noi avevamo riposto in questa possibilità che la femminilità, la donna, con l'universo totalmente nuovo che rappresenta, potesse portare ai contenuti diversi alla politica, modalità diverse alla politica. E ci siamo trovati la Lagarde che diceva quelle cose orrende in quella prima conferenza stampa, brutalmente, poi, diciamo, chiaramente è stata richiamata all'ordine dai fatti, dalla realtà, perché la realtà supera anche, diciamo, l'egoismo certe volte. Però, ecco, io non sono convinto che questo evento ci porrà così immediatamente di fronte a dei cambiamenti. Se ci saranno dei cambiamenti, saranno movimenti che noi riscontreremo dopo molto tempo. E questo vale anche sul piano creativo, ovviamente. E ci vuole sempre un certo tipo di distanza dopo aver vissuto una situazione come questa, in cui fra l'altro siamo ancora immersi, ci vorrà molto tempo per recuperare la distanza. Ecco, qui ci vuole di nuovo questo termine, che per ora si impone a noi in un modo drammatico,
per recuperare una distanza che questa volta permetta di affrontarlo in maniera narrativa, cioè per raccontare qualche cosa. E non credo che sia, per esempio, sicuramente l'esperienza che stiamo facendo è un'esperienza che introiettiamo in modo profondo, questa anche del dialogare giornalmente con questi strumenti, e anche quando prendevamo un treno per andare a trovare una persona per incontrarla, oggi probabilmente questo cambierà le nostre abitudini e quindi anche influenzerà anche il cinema, io penso. E questa presa comunque di misura, di queste nuove misure, e ci vorrà del tempo per affrontarla. Ecco, io in questo senso penso che ci vorrà una specie di cura, di elaborazione che è appena cominciata. Grazie. Roberto, scusa, un'ultima cosa flash, sì. Roberto. Roberto, fai allo stesso tempo cinema e teatro, stai lavorando in maniera complicata con un teatro. Che succede? Ma guarda, poi ecco, gli effetti più importanti ovviamente sia nel cinema che nel teatro sono, secondo me, un terreno di lotta in cui noi ci troviamo immersi, cioè ovviamente la precarietà del nostro mestiere è un po' l'arretratezza di certe battaglie che sono state combattute ma non sono state conquistate, e fa sì che oggi ci ritroviamo ancora più esposti di fronte ai rischi. Quindi il teatro e il cinema soffrono sul piano del lavoro. Uno dei temi del futuro sarà il lavoro, sicuramente. Ecco, e in questo senso ci sono delle cose davanti a noi molto importanti. Il copyright, il fatto che dobbiamo, diciamo, anche noi essere riconosciuti come autori, e qui c'è una battaglia che è in corso e che speriamo ci includa. E poi per il teatro, anche lì è drammaticamente vero che è un luogo di assembramento, è un luogo assembleare, è un luogo in cui la città si raccoglieva per esprimere la sua coscienza collettiva. Quindi bisogna trasformarlo, oppure bisogna aspettare e considerare questa una parentesi. Questo c'è anche un governo che si deve assumere la responsabilità di dircelo, e stiamo aspettando di capire questo. Io fra l'altro ho anche un film da fare. Stavo preparando un mio prossimo film, Il bambino nascosto, che dovrei girare con Silvio Orlando, e ho dovuto interrompere la preparazione, quindi stiamo discutendo col produttore quando riprenderla, e stiamo lì che stiamo discutendo anche di cose molto pratiche che ti fanno entrare nel cinema alla luce di questi nuovi temi, quindi la distanza, il pericolo del contatto, come può un attore recitare in qualche modo protetto. E sono tutte cose che ti portano dentro il cinema in un modo che non avevamo mai pensato di dover affrontare, e di battaglie che non siamo ancora in grado di dire se sono vinte. Grazie mille. Mentre parlavamo è arrivato un commento di chi ci sta guardando che era abbastanza in linea sia con la prossima persona che deve parlare, che è Alessandro Rack, sia con quello che volevamo affrontare. Cioè la domanda è se in un futuro prossimo ci sarà spazio per storie diverse, lontane dai soliti canoni. Lo chiedo soprattutto ad Alessandro perché è tra i registi di Gatta Cenerentola, che è già una storia fuori dai soliti canoni per il nostro cinema, che anche se poi insomma, Alessandro lavora in una forma di produzione e animazione che ha tempi molto molto lunghi, quindi immagino, ma sarà lui a dircelo, anche una reattività un pochino inevitabilmente più lenta del resto del cinema, però tu, secondo te, questo tipo di storie come è stata Gatta Cenerentola avranno più spazio? Mi sentite? Sì. Sì, ok. Diciamo sì, è vero che l'animazione è un po' anacronistica come nel suo incedere, perché ci mettiamo almeno 2-3 anni per realizzare un film d'animazione, però ha un tempo di assorbimento lungo, cioè nel senso che durante la lavorazione del film magari si ha più tempo per riflettere sulla contemporaneità, sugli accadimenti e, se possibile, in qualche maniera cercare di inserire, di intridere il film di questi contenuti che sono più attuali. Rispetto al fatto che
diciamo, se ci sia più spazio, se ci sarà più spazio per l'immaginazione, per storie nuove in qualche maniera. Ma io credo che questa sia un po' la pretesa che dovrebbero avere tutti gli spettatori nei confronti del mestiere che facciamo noi, no? Cioè, sperare che noi in qualche maniera portiamo all'attenzione idee nuove, scenari completamente nuovi, cioè diamo occasione di riflettere, diamo occasione di rinnovare tutto, perché diciamo, se abbiamo l'occasione di fare una storia, perché non fare una storia che in qualche maniera rivoluzioni la percezione, rivoluzioni il modo di guardare le cose? Poi chiaramente tutto questo, tutto si scontra con la nostra stessa capacità di fare questo, cioè nel senso che magari spesso vorremmo farlo, ma non abbiamo abbastanza idee, dico noi che stiamo dall'altra parte dello schermo, quando abbiamo l'occasione di stare dall'altra parte dello schermo, non abbiamo abbastanza idee, non abbiamo abbastanza inventiva, non abbiamo abbastanza coraggio anche di proporre qualche cosa che possa sconvolgere lo scenario, però sconvolgere anche noi in primis. Alessandro, sei rappresenti qui oggi forse l'unica categoria di registi che può lavorare a tutto tondo in questo periodo. Il cinema che tu fai, il cinema d'animazione, è un cinema in cui, come diciamo noi che abbiamo piacere di lavorare con gli attori, a volte però ci creano un problema, diciamo che è bello fare l'animazione quando tu il personaggio te lo disegni. Allora, che succede? Il modo di lavorare che avete voi è un modo completamente diverso, molto parcellizzato, dove il singolo disegno viene spesso fatto elaborare in paesi così lontani. Adesso l'animazione, anche quella europea, si fa in India, si fa in Cina. Che cosa cambia a te questa reclusione forzata? Beh, cambia un sacco di cose. Diciamo che il lavoro con gli attori esiste perché comunque c'è un lavoro che, diciamo, che viene definito doppiaggio rispetto all'animazione, ma che in realtà non è. Per noi, perché noi lavoriamo le voci prima di lavorare l'animazione e costruiamo l'animazione specificamente sul labiale dell'attore e sulle intonazioni dell'attore, in modo tale da rendere un po' più realistica l'interpretazione del personaggio. E magari si pensa il contrario di solito, perché siamo più importatori di animazione che non esportatori di animazione, quindi spesso ci troviamo a doppiare materiali che provengono da altri paesi, quindi progettati per altre interpretazioni, per altre lingue. E chiamiamo i doppiatori solamente per andare sulla battuta, per stare sulla battuta. Invece, diciamo, nel caso nostro, noi facciamo molto lavoro di costruzione del film, di radiodramma proprio, prima che parta poi il processo dell'animazione. E quindi, in questo senso, siamo rimasti un po' fregati anche noi. Noi siamo in lavorazione, dico noi perché siamo una squadra. Ovviamente l'animazione prevede una squadra e prevede anche un rapporto molto orizzontale con le persone. Siamo rimasti un poco bloccati su alcune cose che riguardano proprio le registrazioni dell'audio, nel senso che abbiamo un film in itinere, assolutamente in produzione, però abbiamo delle voci mancanti qua e là che non ci permettono, e ci servirebbe anche un po' di lavoro di studio per montare alcune voci che abbiamo, e siamo rimasti bloccati anche in quel senso lì. E poi per quello che riguarda invece le relazioni con i disegni fatti all'estero, Taiwan, Cina, Corea e quant'altro, che sono i paesi che spesso hanno prestato la manodopera per serie TV d'animazione e film anche qui in Italia, noi in linea di massima non operiamo così. Noi siamo una piccola squadra che poi è cresciuta nel tempo in termini di numero, e una piccola squadra che ha il piacere di fare tutto nella propria bottega, di fare tutto in casa in qualche maniera. Sono per lo più tutte persone di questa città, di Napoli. L'idea è in qualche maniera sfruttare le risorse del territorio, ma non per una sorta di campanilismo, ma più che altro per poter qualificare la zona in cui uno vive e dare opportunità alla zona in cui uno vive. E quindi non c'è questo, e cerchiamo anche in qualche maniera, devo dire che io sono uno di quelli che spinge di più in questa direzione, di
eliminare le relazioni online, cioè di fare che tutto sia invece un rapporto fisico, diretto, visivo con le persone, per evitare anche di avere delle strutture organizzative, perché l'animazione è un mestiere complesso che comprende matematica, che lavora sul singolo frame, insomma, non è semplicemente il disegnare libero, ma è invece interfacciarsi molto con software, avere a che fare con cose che riguardano i millesimi di secondo, e quindi in qualche maniera c'è bisogno di una progettazione complessa. Allora, quando si è compresenti tutti quanti, questa cosa diventa giocosa e forse non c'è bisogno nemmeno di scrivere fogli in macchina, che sono una base del lavoro d'animazione, della comunicazione dell'animazione, in cui uno in qualche maniera ha la possibilità di descrivere che cosa va fatto rispetto ai secondi, rispetto a ogni singolo personaggio o scenografia o elemento che appartiene alla scena. E invece, diciamo, questa nostra orizzontalità di rapporto, questo fatto di essere una squadra che sta in una stanza, in più di una stanza, a giocare insieme, ci permette di eliminare tutta questa burocrazia dell'animazione, avere un rapporto più diretto e poterci dire le cose e sollevare i problemi nel momento in cui intervengono e risolverli anche seduta stante. Allora, in questo senso, il nostro fare l'animazione è un po' diverso. Però è vero, come dicevi all'inizio, che sicuramente non siamo squalificati come il cinema dal fare animazione in un periodo in tempi di coronavirus. Cioè, nel senso che questo periodo di reclusione, noi siamo abituati alla reclusione, diciamo che emergiamo ogni 3 anni dal film, siamo abituati, però diciamo questa reclusione non ci ha bloccati nell'operare, però chiaramente ha minato quello che invece è un po' uno dei motivi per cui abbiamo deciso di costruire questa Mad Entertainment, questa squadra, questa, che è quello di giocare insieme, di stare sul territorio e di stare insieme tutte le persone che sono appassionate di un settore e potersi vedere interfacciare di continuo. Mm-hmm. Senti, Alessandro, scusa un momento, no. Gabriele. Vai. Il successo dei film italiani di animazione oggi è un dato di fatto, grazie a te, grazie a una serie di forze che da anni stanno lavorando sull'animazione e stanno avendo i riconoscimenti che meritano. Io ricordo anni fa, quando ero coordinatore di 100 autori, facemmo una battaglia con l'Agicom addirittura, perché alcune grandi catene, a cominciare da Disney, dicevano: non possiamo rispettare le quote italiane perché la qualità del prodotto italiano è scadente. Allora, quello si è dimostrato un espediente per non pagare e per non investire sui territori e sui talenti nazionali. A mio avviso, ed è la speranza che voglio vedere in questo periodo, questo periodo che attraversiamo è un periodo da cui si può uscire in maniera positiva. È uno dei settori che secondo me si deve imporre è quello dell'animazione. Come la vedi tu? Io penso, diciamo, in particolare a questi 2 mesi passati, in cui magari probabilmente sarà balzata l'idea di fare animazione e di rivolgersi al settore dell'animazione a più persone, perché in qualche maniera poteva rappresentare una strada per riuscire a avere qualcosa di visivo, realizzare qualcosa di visivo. Questo poteva riguardare, che ne so, la pubblicità oppure altri settori tipo questo. Però se devo dire che in generale questa condizione del Covid e così via possa far spingere sull'acceleratore dell'animazione, questo, diciamo, ho più incertezza. Penso che l'animazione, nel momento in cui uno guarda i numeri magari che fa al cinema, oppure guarda in qualche maniera al panorama anche di certe piattaforme come Netflix e così via, si può fare l'idea che sia un settore che non è in decrescita, è un settore che avrebbe tutta la base per una operatività forte in ogni paese, e quindi, diciamo, anche in Italia credo che se crescerà l'animazione è proprio per una questione di evidente interesse del mercato in quell'ambito,
dove chiaramente esistono dei colossi, come per esempio la Disney che hai citato prima, che sicuramente per capacità, per qualità, per storia e per anche per storia politica, diciamo, hanno una capacità di azione e uno spazio di mercato che diciamo che è difficile sottrargli. Però questo non significa che nel momento in cui ci dovesse essere una primavera dell'animazione italiana, l'Italia in primis e poi dopo altri paesi non possano dare più spazio e creare ulteriore spazio per il settore dell'animazione. In Italia, ti ripeto, in primis, e poi per l'animazione italiana anche all'estero. Fino ad adesso, diciamo, l'animazione italiana è poca cosa come mole, come dimensione, però negli ultimi anni effettivamente ha avuto diciamo dei sussulti e proprio negli ultimissimi anni, anche che ne so, con il lavoro di Mattotti, con l'attenzione generale all'animazione che c'è stata, magari ha preso più consistenza. Forse tua figlia ti voleva dire qualcosa. Va bene, io vi ringrazio molto e passerei ai successivi tre ospiti, che sono Cristina Comencini, Edoardo De Angelis e Rohan Johnson. Quindi grazie a... vedo che Daniele ci ha già salutato, evidentemente è rientrato a casa, quindi grazie a Roberto Andò e a Alessandro Rack. Speriamo che ciao, il cane ciao. Abbia fatto altri danni, quindi. Allora adesso faccio entrare gli altri. Eccoci. Ora c'era subito una domanda, è stata fatta da chi ci sta guardando, diretta a Cristina Comencini proprio, esplicitamente, che era quanto ti dà fastidio, ti dispiace il fatto che il tuo film adesso vada direttamente online, e questa chiaramente la allargo più in generale a tutti, non è solo per te. Sappiamo che per certi versi, e questo è un problema del cinema italiano, il pubblico del cinema italiano tende a essere in là con gli anni, fa un po', abbiamo perso un po' contatto col pubblico più giovane, e questo non ci non, come dire, non è un problema nel momento in cui ad ora dobbiamo andare forzatamente online. Mi sentite? Mi sentite? Sì? Sì. Allora sì, buongiorno, buonasera, non sa più a casa, non sa più che ora è. No, volevo solo dire prima una cosa rispetto alle donne presenti in questo incontro, sono poche e la prossima volta dobbiamo partire un po' prima, Maurizio, perché siamo partiti, questa è stata una cosa anche fatta sull'entusiasmo di seguire la riunione che hanno fatto gli sceneggiatori, ma credo che le donne devono essere presenti di più, perché sennò diventa una discussione amputata. Dunque, no, comincio però invece dalla... Allora, rispondo subito alla domanda. No, io ho ragionato su questo. Cioè, non è che avevo voglia di andare sulle piattaforme, però ho pensato che era giusto, era un film nuovo, ho pensato che era giusto tenere un rapporto col pubblico, col cinema italiano. E dunque ho pensato certo che mi è dispiaciuto, però le sale... E quello è un discorso importante da fare, non si sa quando riapriranno, e su quello volevo anche parlare un po'. E dunque ho pensato che non è stata una cosa che mi è stata imposta. Abbiamo deciso i produttori con il distributore che facevamo questa cosa, andavamo nelle case. Ci sono due discorsi: c'è un discorso dell'epidemia. Noi, come esseri umani registi, siamo stati. Abbiamo vissuto questa realtà. Io, per esempio, per un primo periodo non ho pensato al cinema, ho pensato invece a politica. Cioè, ho pensato che il nostro paese, di colpo, come tutti i paesi del mondo, non soltanto erano collegati uno all'altro, tutto il globo, ma che anche tutte diciamo, i valori del nostro privato, e cioè la casa, le relazioni, quelli che avevamo vicino e quelli che non potevamo vedere, tornavano in prima linea. La salute, la sanità, la scuola, tutte cose che sono state nel nostro paese completamente trascurate. E anche poi, se posso dire, il grande lavoro, doppio lavoro delle donne, per cui tutti questi sono stati temi per me politici subito, tant'è che abbiamo fatto un appello all'Europa e
mi scontraddico, andò, malgrado le premesse negative, l'Europa per la prima volta nella sua storia ha deciso di lavorare in comune su questa cosa. Ora vedremo i soldi e vedremo quanti saranno, ma invece è stato importante. Questo per me è stato molto forte nel primo periodo, mi sono occupata, ho fatto una forma di resistenza, di politica, di ragionamenti così. Poi è entrato il discorso sul cinema. Il discorso sul cinema è che, come diceva Maurizio, noi prima di questa epidemia stavamo già in una situazione terribile, perché le sale da Roma in giù hanno chiuso, il nostro cinema nelle sale non esiste, esiste solo da nord a Roma, non c'è dopo. Dunque, e sappiamo perfettamente che tutti gli investimenti e tutte le cose che hanno cercato di fare, anche i gruppi francesi, non sono riusciti a farlo. Dunque, noi... Questa cosa è arrivata come un colpo mortale su una situazione già debolissima. Dunque, questa secondo me è l'ultima spiaggia. Ecco, la metto lì, lo dico proprio chiaramente. Cioè, per riuscire ancora ad avere delle uscite in sala e un circuito di sale che si affianca ovviamente ai film che vediamo in televisione, alle piattaforme, è l'ultima occasione. Dunque, noi penso che noi registi dobbiamo fare invece questo tipo di riunioni. Io ho partecipato anche per questo, perché penso che dobbiamo lanciare una pressione fortissima perché questi soldi europei vengano dati anche per il ripristino delle sale. Perché adesso che sono ferme, parliamo di drive-in, ma parliamo di sale che potrebbero essere messe a posto, aperte altre sale. C'è un lavoro enorme da fare su questo. Per cui ancora prima di pormi i problemi del mio cinema personale, mi pongo i problemi del cinema di tutti quanti noi e penso che questo sia, nel dopoguerra, la cosa fantastica, se lo vogliamo citare, era la grande solidarietà tra i registi della generazione di mio padre. Cioè loro erano uniti, hanno fatto cinema diversi, come faremo tutti noi perché siamo diversi, però avevano questa sensazione di un ricominciare uniti in un settore che era distrutto, non dico come il nostro, ma quasi. Allora questo mi sembra la cosa veramente importante. Da un punto di vista poi di temi, io penso che la cosa che mi fa pensare a me l'epidemia non è soltanto il deserto delle strade, la paura. Intanto le epidemie ci sono state nella storia dell'umanità. Non è, noi pensavamo di essere immuni perché ci pensavamo onnipotenti. Noi pensavamo che noi eravamo con la tecnologia i padroni del mondo. Invece no, non è così. E dunque questo... Certo, ci suggerirà molte cose, può suggerire molte cose in molti campi, in molti temi diversi, però è importante. Noi saremo la generazione che ha vissuto l'epidemia. Ha ragione Daniele in questo, cioè ci caratterizza come quelli che hanno vissuto la guerra o quelli che hanno vissuto la spagnola o altre di queste cose. Non è stato è stato un fulmine a ciel sereno per chi non ha mai voluto vedere, ma come sappiamo anche uno come Bill Gates l'aveva già visto e c'era stata anche l'AIDS, c'è stata la SARS, cioè voglio dire che siamo stati anche molto ciechi rispetto a tutto questo. Quello che a me personalmente interessa molto è il tipo di rapporto che in questo vuoto, in fondo, col tempo che si è fermato, perché la nostra vita è sempre molto frenetica, si è fermato e a me, per esempio, ha dato tutta una caduta dell'ansia. Mi sembrava che quello che stava fuori era talmente grosso che a me personalmente mi sembrava meno importante il mio personale ragionamento, lavoro, anche se poi ho lavorato e ho continuato a scrivere e fare, però mi sembra che una delle cose importanti è proprio che tutto il mondo del privato, cioè il privato è diventato pubblico. Il nostro privato è diventato la forza o la debolezza, oppure ha manifestato la debolezza. Ecco, e penso che di questo bisognerebbe parlare andando proprio a fondo, pensando che in una fase come questa la ricostruzione è politica e artistica insieme. Hai detto una cosa molto importante perché le inquadrature che ci stanno mettendo insieme in questo periodo sono esattamente quello, sono il nostro privato, cioè era difficile prima di adesso di immaginare dove era collocata la persona con cui parlavi. Oggi è un delirio di librerie, di stanze, di divani, di... Allora, quello vuol dire forse anche che ognuno di noi si sta mettendo un po' più, si sta aprendo
ad un contatto esterno. Questa è una delle cose che secondo me nelle nostre storie rimarranno, è uno di quei riflessi condizionati che ci rimarranno dopo. Io però volevo tornare su di un punto che tu acutamente hai sottolineato, cioè la sala e le piattaforme. Il tuo produttore, che è Lionello Cerri, è un esempio di rinnovamento delle sale. Il suo, quello che lui ha fatto con l'Anteo è ancora uno degli esempi che non solo a livello italiano viene appunto portato come innovazione nella sala. È uno dei pochi, cioè dobbiamo dircelo. Quando io dicevo che alcune cose sono esplose adesso ma covavano, beh, una era quella, cioè il mancato rinnovamento delle sale è un problema che noi ci portavamo. L'altro grosso problema che sta scoppiando adesso, ma ancora non ce ne rendiamo conto, è quello della intermediazione. Allora, i distributori, che erano fondamentali quando i film erano fatti di 8 pizze pesanti che dovevano viaggiare con i treni, che ci avevano bisogno del carrello per essere portati. È un'antica cosa che mi sta a cuore. Oggi non sono diventati un'intermediazione parassitaria, sono forse quelli che bloccano l'apertura alle sale piuttosto che consentire ai nostri film di andare in giro dove si vuole. Oggi uno dei temi che sta tornando in voga è quello, per esempio, del mediatore sull'accesso dei film alle sale. Gli esercenti, quelli più attenti anche al nostro cinema, sono quelli che dicono che i film non possono averli quando li vogliono. Allora, è uno dei nodi che può venire fuori e può essere superato adesso. Io penso che proprio questa situazione che del nostro cinema in sala, però che era debole, molto debole prima, anche se voglio dire una cosa, se vi ricordate i mesi prima della, dell'epidemia, i film andavano benissimo italiani, dunque no, diciamocelo, sembra, sì, sì. Invece andavano molto bene, dunque c'è un pubblico. Allora, noi eravamo sulle rovine delle sale, Roma in particolare, parliamo di Roma, lo sappiamo tutti, che hanno chiuso moltissime sale, al sud proprio non ne parliamo. Io parlo solo di questo, cioè dico, abbiamo l'occasione di rifarli nuovi, dobbiamo farlo subito. Io lo dico anche a Lionello, che però lui lo fa, l'ha fatto tutto al nord, ha fatto tutto questo, poi ci sono altre persone che lavorano in altre zone dell'Italia, ma noi non possiamo pensare di avere delle uscite in sala con le sale che abbiamo, nelle condizioni in cui stavano, perché l'Anteo, che Lionello ha rimesso a posto, è un luogo, è sempre pieno di gente, perché è bellissimo, perché c'ha 3.000 sale, perché ci sta il posto per mangiare, come sappiamo. Ma questo è un esempio unico. Potremmo rifarli adesso, approfittare di questo. Quanto al distributore, non te lo so dire, sinceramente è un tema che mi trova impreparata, però penso che molte figure di intermediazione potranno saltare, data la semplificazione del sistema di proiezione. Evidentemente è diverso, però penso che il problema della sala sia fondamentale. Il problema della sala è anche della diversificazione, questo lo dicevi prima te, dei temi del cinema. Questo, ma sai, finché ci... Io trovo che c'è... Io adoro, vedo molto le serie in televisione, non sono mai stata una snob, non sono mai stata neanche una che adora la parola autore, però penso che il cinema è anche un'altra cosa, e dunque la ricchezza di poter fare del cinema per le piattaforme, delle serie, e poi del cinema che va in sala, un suo pubblico, e che non siano solo commedie, penso questo l'Italia lo può fare, appunto dimostrava, gli ultimi film usciti lo dimostravano, lo dobbiamo riprendere in mano subito, sapendo secondo me che questo colpo che è successo ha dato una grandissima forza alle piattaforme, diciamocelo molto semplicemente. Cioè, infatti le sale, i teatri sono chiusi e le piattaforme, tutti noi, ogni tanto andiamo a ripescare qualche DVD per vederci vecchio film, ma diciamo, tutti quanti siamo attaccati a questo. Vogliamo passare la nostra vita a casa la sera, dopo che l'abbiamo passata per 3 mesi? Non lo so. No.
Senza entrare in segreti industriali che non vogliamo violare, ma l'accesso dei tuoi film del tuo film adesso alle piattaforme è stato, come dire, semplice, è stato aperto. Vedo che esci su diverse piattaforme che a noi potrebbero sembrare concorrenti. No, quelle non sono concorrenti, secondo me Sky è concorrente con Netflix e quella roba lì. No, quelle non sono concorrenti, il film sta andando bene come on demand. Io penso che c'è anche il desiderio di vedere un film, una cosa nuova, di vedere un film nuovo, di vedere qualcosa che avrebbero voluto vedere forse in sala o no, non so quanto, perché ogni nostro film può andare bene o meno bene, ma comunque c'era un desiderio di questo e ci sarà molto. Noi dobbiamo essere molto, se posso fare una... posso dirvi, penso che dobbiamo stare molto uniti, cioè in questo momento qui è quasi più importante il destino di tutti noi che il destino di un solo film o di un solo regista. Io bado molto alla mia carriera, non è che, però penso che è molto importante essere unite, la prossima volta sicuramente saremo in più come donne. Beh, speriamo. Volevo chiedere a Edoardo, ci abbiamo girato un po' intorno a questo tema di come il Covid poi può influenzare effettivamente dove si può girare, cosa si può girare. Io, se penso ai film che hai realizzato finora, sono film estremamente radicati su un territorio, cioè vivono degli ambienti in cui sono realizzati, impossibili da immaginare in studio, chiaramente. Questa situazione a te mette in difficoltà? Adesso non so a cosa stai lavorando o a che stadio sei della lavorazione del nuovo film, però una situazione del genere ti fa pensare che forse vuoi cambiare strada, non lo so. E ti sei dimenticato di mettere il microfono. Perfetto. Una situazione che mi mette in profonda crisi, perché io faccio film di disperati in lande desolate. Adesso questa pandemia mi ha un po' schiattato l'immaginario, me l'ha usurpato. Quindi, soprattutto all'inizio, sono stato in profonda difficoltà nell'immaginare storie nuove, o forse è stato un segnale. Allora, poi, siccome ho pensato che in questo periodo molti si sono messi a scrivere, perché è l'unica cosa che si è potuto fare, sviluppare progetti. Allora ho chiesto a un po' di autori, di sceneggiatori, un po' di produttori, tutti giovani sotto i 75 anni, se avevano delle storie da propormi per questo periodo. Allora ne ho selezionata qualcuna, perché in queste storie si ritrovano molti dei temi toccati dai colleghi. Anzi, voglio cogliere l'occasione per dare un gancio solidale all'appello della Comincini rispetto all'unità dei registi e all'idea che si possa esercitare tutti insieme un'azione politica. Comunque, un po' di storie che mi sono... Allora, una è questa. Il sogno borghese si trasforma nell'incubo delle quattro mura di casa, ambientato a Napoli, titolo Le quattro mura di Napoli. Un film di genere Wallera, da girare con macchina a mano, con molti silenzi e panoramiche sul niente. Questo è un progetto per gli amanti del genere Wallera, che comunque, come ben sappiamo, tu, Niona, insomma, è un genere che conosci bene. Ma assolutamente, io sono grande fautore. Poi mi è arrivata un'altra cosa che pure è divertente, si chiama Ikea Revenge, film di genere internazionale, che Boris non lo so. È la storia di un uomo che spende tutti i suoi soldi per arredare l'intera casa con i mobili di Ikea. Appena stringe l'ultimo bullone, scoppia la pandemia e lui resta chiuso in una casa piena di mobili ma senza cibo. Muore poi per via di una scheggia che gli si conficca in gola durante il tentativo di mangiare il soppalco di Betulla. E il titolo è Ikea Revenge, titolo alternativo Suicide Product Placement. Non lo so. Poi c'è, questa mi piace molto, la storia vera di Valentin Alexandru Dumitru, che è un ballerino rumeno che voleva essere come Clady Cadu, ma invece del passo doble fa il passo più lungo della gamba,
scegliendo male i suoi nemici. Litiga infatti con Maria De Filippi e finisce a ballare chiuso in casa da solo il tip tap sugli scarafoni in un monologale del Pigneto, quartiere di Roma, che voleva essere San Lorenzo e invece è diventato Secondigliano. Titolo Attenzione, attenzione. Questo è un film di genere però, Questo è un film sociale, secondo me. Poi c'ho pure il film di Natale, ispirato alla tecnologia che state utilizzando, che stiamo utilizzando e che in molti probabilmente hanno utilizzato in questo periodo. Infatti il titolo è Zoom Paperete, che è una storia di 100 amici che si incontrano su Zoom e fanno a gara di perete. E, insomma, questo mi sembra una storia spunti interessanti per il post-Covid, perché io francamente idee di come fare film dopo tutto questo non ne ho. E forse, come dire, sarebbe interessante in questo periodo ricordare le parole di Ludwig Wittgenstein, che nel suo Tractatus Logicus Philosophicus scriveva: di ciò di cui non si può parlare è meglio tacere. Allora, è anche la conferma quello che ci sta dicendo Edoardo, che come avevano detto gli sceneggiatori 10 giorni fa, di spunti, come dire, divertenti e di commedia, il dramma è pieno. Allora, una strada forse sarà anche quella, cioè non possiamo continuare, sembra una contraddizione, ma quando prima dicevo dell'obbligo di fare la commedia, questo non vuol dire che non dobbiamo farla perché il momento è così tragico che dobbiamo solo pensare alla tragedia. Poi voglio ritornare su quello che ti stava chiedendo Gabriele, perché poi mi serve anche per un altro amico che verrà dopo. Il tuo cinema è un cinema dei tuoi luoghi, dei luoghi che conosci. È un cinema che però è andato anche all'estero ed è stato importante all'estero. Allora, come vedi una ripresa del cinema italiano all'estero, che è un'altra di quelle cose su cui noi ancora non abbiamo punti fermi, che prima della appunto della pandemia era uno dei possibili punti di sofferenza che avevamo. Con la tua esperienza, che hai frequentato festival, hai avuto importanti occasioni all'estero di far vedere quello che fai, come te lo immagini questo periodo futuro sui contatti con le altre cinematografie? Io, scusami Maurizio, era a me la domanda? Era a te, sì. Non lo so, perché io già ho difficoltà a immaginare i contatti con mia madre domenica, che la sua festa, sono un po' ipocondriaco, questo lo devo ammettere. Guarda, però penso una cosa che forse è un po' strana, cioè l'autore riflette molto su se stesso e la relazione con gli altri deve nascere dagli stimoli emozionali che gli altri provocano nell'autore, e da lì poi nascono le storie, che sono sempre storie di donne e di uomini. E a me è piaciuto fin qui raccontare storie di donne e di uomini che in qualche modo ho incontrato, e quindi di creare personaggi che fossero un po' una summa di tutte le donne e gli uomini che ho incontrato. E rispetto a questo, credo che all'estero questa forma identitaria molto forte piace sempre, perché la forma identitaria forte contiene un elemento necessariamente universale, perché la storia di un uomo è la storia di tutti gli uomini. Da questo non si può scappare. E quindi sembra assurdo, ma il mio rintanarmi a Castelvolturno è rappresentato per me il desiderio di raggiungere il centro della terra. Va bene, ti ringrazio. Prima di lasciarti, guarda, ho una domanda che mi sta lacerando. La bottone della camicia, già lo so. No, 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 ma...
purtroppo l'inquadratura taglia la testa della foto dietro di te, ma sei sempre tu? Sì, quella io la replico. Esatto, perché il fatto che casualmente sei vestito uguale è una cosa che è straordinaria. Perché mi vesto sempre uguale, che sia la fantasia che tengo. Ah, perfetto. No, e anche per confermare che in questa pandemia, se c'è una cosa che noi abbiamo insegnato agli altri collegati via Zoom, è di fare bene l'inquadratura. E quindi è importantissima. Ed è vediamo, caratteristica volta, che... Sai Maurizio, l'ultima volta Niola, io ho visto il panel con i compagni sceneggiatori, teneva degli scatoloni dietro. Hai ragione. Infatti adesso vedi che c'è lo sfondo finto. No, Gabriele, è una tristezza che io mi sono portato, ma Stuaglione, cioè, non lo fa. Dove stai andando? Sono tempi duri per tutti. Lo so. Va bene, grazie mille. Invece passiamo a Rohan Johnson, che è qui in veste sia di regista del cinema, regista anche televisivo. E, tutto quello che è stato detto adesso da Cristina Comencini, che riguardava le sale, il fatto di non cedere alle piattaforme, tu come lo vedi? Cioè, tu che lavori su entrambi, come la vedi? Ma guarda... Cioè, a me la cosa che mi ha veramente colpito è che eravamo in realtà in uno dei migliori momenti del cinema italiano anni e anni. Ho avuto veramente tanti film che erano andati molto bene, sembrava che ci fosse stato una sorta di cambio di paradigma nella mente dello spettatore, che anziché dire questo è un film italiano, quindi non lo vado a vedere, sembrava che invece fosse questo è un film italiano, quindi lo vado a vedere. Quindi... questo colpo, diciamo, proprio in mezzo a una risalita che mi sembrava anche molto forte il cinema italiano, è stata veramente una disdetta pazzesca per tutti, appunto, insieme. E... succederà nel futuro, è veramente difficile vederlo, dobbiamo sperare, dobbiamo rimanere uniti e sperare che appunto da questo problema grande nasca un'opportunità, e se davvero ci fossero degli aiuti da parte dell'Unione Europea nel rifare, ripensare i cinema e le sale, sarebbe veramente importante, perché la mia paura è che invece molte sale che già erano in difficoltà con questo colpo gli venga spezzate le gambe. Quindi dobbiamo sperare che invece appunto magari abbiamo già un po' meno sale, sarebbe bellissimo una ricomparsa delle sale del sud come questa, ma sarebbe bello anche che le sali che ancora diventano delle sale che come l'Anteoma, come altre, insomma, si riescono a rinnovare e a rendere dei posti dove uno ha gioia di andare, perché ovviamente vedere un film in sala è un'altra roba, cioè io comunque ogni volta che vado a vedere un film in sala, a volte mi viene anche da pensare, ad esempio, questo film in sala che mi sto godendo, probabilmente se me lo stessi guardando su una piattaforma, fra il cellulare, il bambino, il coso, l'avrei fatto saltare, no? E la sala ha delle proprietà magiche, meravigliose, entri in un antro buio, sei con molte altre persone, quindi con la commedia, quando ridi tu, ridono in tanti altri, se ridono in tanti altri... inizi a ridere di più, la risata la senti come un rito collettivo. Quando sei in un film drammatico, il fatto di sentire le emozioni insieme a tutti gli altri, c'è una sorta di energia, no? che traspare. Quella è poi l'emozione con cui siamo cresciuti tutti, penso, e con cui la maggior parte di noi fa cinema. E quindi dobbiamo veramente sperare... Che da questo problema insomma nasca questa opportunità e le cose prendano, non dico che migliorino tout court, ma che almeno prendano una strada un po' diversa da quello che era detto, dove si vedeva semplicemente una lenta moria di sale, e alcune sale veramente per chi sta a Roma
per me abbastanza incomprensibile. Io la prima sala per me incomprensibile è stato il Metropolitan, cioè era una sala meravigliosa, sempre piena, sarò stato culo io, tutte le volte ci andavo era sempre pieno, che faceva film in lingua, faceva film, una bellissima programmazione, chiusa, tra l'altro fino a poco tempo fa non ci hanno fatto niente, veramente dici ma allora non capisco nemmeno, cioè sulla logica nemmeno basica del profitto, penso al Fiamma, cioè tutte sale che per me erano una sorta di risorsa meravigliosa, scomparse, e dici cazzozza, ma cosa sta succedendo? Ed è veramente un peccato, perché credo che le piattaforme siano una risorsa meravigliosa, Sky sia stata fondamentale anche per no, rompere il duopolio Mediaset Rai ed a roba. Io penso, io poi forse ultimamente lavoro più in televisione che al cinema, ma è una cosa che ha portato tanto secondo me anche al cinema, cioè l'alzarsi della qualità in TV ha poi fatto alzare la qualità anche al cinema e così via. E quindi senza dire nulla alla televisione, insomma, comunque speriamo che le sale tornino più belle di prima, ecco. Una domanda, chi non mi conosce, come dire, può non sapere come io sia un patito delle sale, quindi questo lo voglio dire per chi non mi conosce. Ma la tua esperienza, insieme all'esperienza delle piattaforme, ci fa pensare anche a un'altra cosa, che cioè la concessione del telefono, che è andata in onda sulla rete Ammiraglia, se non mi ricordo male, completamente sottotitolata perché parlata nel siciliano reinventato da Camilleri. No, purtroppo non forse... E forse abbiamo fatto un errore, perché è un commento che ho sentito tantissime volte, il fatto che il siciliano era troppo stretto. Io forse ho diventato troppo siciliano me stesso e non me ne sono accorto. No, allora, però a me ha fatto riflettere questa cosa, perché forse, anche questo va preso con le pinze quello che sto dicendo, è qualcosa che ci ha regalato Netflix, e cioè la abitudine che oramai abbiamo tutti. In questo Amazon sono più delinquenti, perché Amazon, che pure sono una potenza, i loro film sulle piattaforme non li doppiano, non li sottotitolano quasi mai, quindi questo vuol dire investimenti minori che loro fanno. Però è un'abitudine che abbiamo preso tutti a finalmente a riconsiderare la lingua originale, la differenza di accenti. Il tuo arrivare in televisione con quel film è in qualche modo frutto anche di una percezione diversa? Ma non saprei. Io tra l'altro andavo lì in realtà abbastanza convinto che insomma con Montalbano ci fosse un'abitudine a certi termini, a certe locuzioni siciliane, però forse noi ci siamo andati troppo stretti. Insomma, è un commento che ho sentito varie volte, e se dovessi tornare indietro forse metterei sottotitoli, onestamente, cosa che non avevo fatto per la stagione della caccia, ma evidentemente nella concessione del telefono era più stretto. Per me è stato abbastanza strano capire questa cosa, e il film tra l'altro doveva uscire al cinema e prima della messa in onda, anche perché appunto è un film storico di Milleri, quindi insomma credo molto cinematografico, e anche lì è stato un dolore non vederlo almeno una volta in sala con gli spettatori, e penso che per ognuno che fa questo lavoro e che in questo momento si ha il suo film che deve uscire, che non sa, che sta montando, che non sa come uscirà eccetera, è una preoccupazione comunque, perché comunque vedere il proprio film in sala appunto è un'esperienza magica. Sulla lingua originale io
sono esterrefatto al fatto che non l'abbiamo fatto prima, ma anche perché, ma non solo perché un film è doppiato e noi registi sappiamo cosa vuol dire girare una scena in quel luogo, con quei vestiti, in quel modo, in presa diretta. Com'è possibile restituire quella roba lì in una sala di doppiaggio? Com'è possibile? Quindi da un lato, proprio per un contenuto cinematografico, è stato, diciamo, un crimine come altro, e anche secondo me per una ragione sociale. Cioè, io penso a questi ragazzi di questa nuovissima generazione che si beccano le serie in lingua su Netflix o Amazon, perché poi credo che il problema di Amazon sia i vecchi film su cui non è stato fatto quel lavoro, credo che per una questione di diritti debbano andare senza, però in realtà Amazon tutte le nuove cose le doppia anche, le mette i sottotitoli anche lì. Cavolo, quelli alla fine, cioè, sai l'inglese, eh? Cioè siamo uno dei pochi paesi in Europa che non è un minimo bilingue, cioè, quindi magari poi finisco, voglio dire un'ultima cosa che insomma era un pensiero che volevo portare qui alla condivisione di tutti, anche perché poi ho 2 figlioli e ho avuto 1000 call e quindi devo andare, se non vedono anche a cena mi menano. Cioè io vorrei portare 2 riflessioni che sto facendo ultimamente. Una ovviamente è pratica e pragmatica sul girare i nuovi film e le nuove serie. Cioè io ho letto molto, no, di alcuni protocolli che dovremmo applicare, eccetera. Io vedo molto molto difficile girare con determinate restrizioni. Questo a me preoccupa molto, perché i pochi protocolli che ho letto, infatti non capisco da dove escano, sembrano scritti probabilmente per delle pubblicità, no? Perché quando dicono gli attori devono essere messi, insomma, in tot, dietro la macchina da presa ci devono essere, il fuochista non ci può essere, vabbè, entro 1 metro di distanza. Ma io dico, ma quando uno fa un film o una serie normale che ha pensato prima del Covid e c'hai la scena, non dico con 200, ma con 50 comparse, come fai? Cioè, io credo che ci sia in questo momento una sorta di, anche qui non vorrei che ci fosse una sorta di negazione della realtà, come abbiamo avuto noi prima e poi tutti gli altri paesi europei dopo, quando stava arrivando. Cioè io qui credo che o ci prendiamo dei rischi, non lo so, o perché poi bisognerebbe capire le azioni, no? Dei film scritti prima del Covid sia veramente difficile andarli a girare con quelle che sono anche giustamente le misure di sicurezza. E l'altra cosa quindi che mi viene in mente da questa roba pragmatica tecnica, che è un problema, perché quando leggo il protocollo dico questi sono 2 che fanno la pubblicità di 2 seduti sul divano che dicono quanto è bello sto divano, cioè a quello lo puoi girare, secondo me, no? L'altra cosa che mi viene da dire è che io ho trovato una difficoltà rispetto a certi miei progetti che trattavano idee, che trattavano la contemporaneità, che reggessero ancora, cioè lasciando prendere questo problema tecnico, no? Cioè c'è un problema, io credo, da un punto di vista contenutistico e tematico, che poi capiremo fra un po', probabilmente, col fatto che qui c'è una linea di demarcazione, secondo me, fortissima. Cioè c'è un prima e un dopo Covid, perché anche se arriva il vaccino, ok, fra 1 anno e mezzo, quando sarà, comunque questa roba qui ci ha cambiato profondamente. Immagino alle battute, a come la gente parlerà, al fatto che c'è un evento così globale, totalizzante come questo, non si era mai visto, cioè è dalla Seconda Guerra Mondiale. E tra l'altro, quando qualcuno dice alla spagnola, ragazzi, la spagnola sono morti milioni e milioni di persone, ma in realtà quelli
fra un po' manco se ne sono accorti, non è che si sono messi in lockdown, cioè la vita aveva un valore tale, erano in mezzo alla prima guerra mondiale, che sono morti qualche milione di persone in più e ciao, ma nessuno ha cambiato le proprie stile di vita in questa maniera, tutti insieme e così profondamente. Quindi è come che io vedo che alcuni progetti di contemporaneità o sono ben settati e dici no, questo è quando c'erano i mondiali del 2010 e siamo chiari, o se no vanno riscritti. Cioè lo vedo molto difficile, che poi non lo so, poi io credo, ho riflettuto tanto, no? Anche ho sentito il bel panel degli sceneggiatori l'altro giorno, molto interessante, no? Quindi possiamo scrivere la commedia, no, non la possiamo scrivere, possiamo fare, no, il Covid, aspettiamo, no, Rossellini, Roma città aperta, la scritta che c'erano ancora i tedeschi a Roma. Io credo che lì ognuno andrà con il proprio istinto, cioè quando senti che c'è una storia con dei personaggi che anche tratta di quello o non tratta di quello, vai verso, è molto difficile prevedere poi veramente cosa succederà, cosa avrà successo, cosa no, no? Credo quindi sta poi all'istinto, però una cosa la so, c'è un prima e un dopo, cioè o tu mi racconti prima e allora lo devi mettere bene in chiaro, o tu mi racconti dopo e scriverai qualcosa di diverso. No, però forse se c'è, se mi permettete la battuta, se c'è un vantaggio della, cioè dell'epidemia, è che finalmente la finiremo di vedere brutte scene ambientate nelle discoteche. Vorrei sapere una scena ambientata in discoteca che possa passare il vaglio della cosa. Magari smetto quando voglio. Smetto quando voglio, esatto. Va bene, ma a parte questo, volevo sapere da Rovana, hai fatto tutto questo discorso, ma io a fronte di quello che hai detto ti dico, e quindi tu come ti muovi adesso? Cosa hai in progetto e lo adatterai, lo cambierai? Allora, noi avremmo dovuto girare come al solito nei nostri due mesi estivi in Barlume e ovviamente già c'ho il mal d'Elba perché oramai ci vado da 6 anni, anche i miei bimbi sono convinti di avere una casa di proprietà all'Elba perché andiamo tutte le estate lì e quindi pensano che siamo proprietari di una casa lì. E lì ci stiamo domandando insieme agli altri scrittori, insieme ai produttori, anche insieme a Sky, ci stiamo facendo queste domande, quindi probabilmente agiremo di conseguenza, cioè siccome vogliamo andare in onda a gennaio, stiamo iniziando a riflettere su come fare. E sui prossimi progetti, facciamo dei progetti in sospeso, per fortuna ce n'era uno che era settato insomma in un momento e in una città precisa, quindi non sento che c'è quel problema, e il resto uno penso che debba lasciare sedimentare un minimo, e quando riarriva un'idea che gli sembra buona per raccontare questo, per traslarlo, per con che toni e stile eccetera, se sente qualcosa di giusto lo deve perseguire e andare avanti, scriverla, poi scriverà tutta, vedrà, dice no, è buona o non è una cazzata, la butto. Però credo che bisogna andare molto distinto, perché tanto fare più di tante riflessioni su alla commedia sì, il dramma no, è veramente, secondo me, veramente difficile da era già difficile prima e adesso è veramente, sono saltati tutti gli schemi, cioè. Lancio un'altra domanda provocatoria, perché oggi fra l'altro hanno dato quest'altra notizia che sembra che Tom Cruise voglia girare un film in una vera stazione spaziale. Allora, questo vuol dire che quello che noi abbiamo fatto, si è addirittura detto che l'uomo non è mai arrivato sulla Luna perché l'hanno ricostruito in uno studio cinematografico. Andare a girare su una stazione spaziale, sinceramente, da cinematografare non lo capisco. Ma il nostro cinema, però, se non per alcuni esempi, come per esempio
Il Primo Re, che è stato un film in cui un regista italiano si è misurato con una struttura digitale molto forte, molto pesante, ha girato in grandissima percentuale con effetti speciali digitali, e in America lo fanno da tempo. Secondo voi arriveremo a girare un attore per volta su un green screen e poi appiccicarli tutti insieme? È un modo per superare le mascherine, quello, Non lo so, io spero di no, perché forse devo più un altro regista. No, non lo so, spero di non arrivare a questo punto, ecco. Va bene, grazie. Allora passiamo ai prossimi tre panelist. Ringrazio Edoardo, Rohan e Cristina, che ci ha già scollegata. E facciamo entrare Enzo Monteleone, Giorgio Diritti e Sergio Rubini. Ok. Allora, c'è una domanda che ci eravamo detti con Maurizio mentre preparavamo un po' i temi di questo intervento, e che vorrei subito fare a Giorgio Diritti, che è uno che lavora moltissimo sui territori, e uno anche che ha girato all'estero. Ecco, tutta questa serie di cose allora sono impossibili. Cioè, adesso abbiamo discusso che non sappiamo come torneremo sui set, va bene, ma addirittura andare all'estero e viaggiare sembra una cosa veramente lontanissima. Dovete pensare storie italiane ambientate in Italia? Guarda, io spero e penso che le cose si risolvano. Certamente ci vorrà del tempo, ma credo che una delle energie particolari da dedicare in questo momento è comunque credere in una strada di futuro in cui le cose sono possibili, magari leggermente codificate in un tempo che avrà bisogno di maturare, ma penso che sia importante credere che le storie dell'umanità continueranno a essere fatte per com'è l'umanità, per come sono gli spazi, le realtà. Perché allora, se non riusciamo a fare questo, magari fra qualche anno, vuol dire che la società è talmente mutata che forse anche la dimensione proprio esistenziale va in crisi. Perché vorrebbe dire che, appunto, non poter più andare all'estero, non poter più viaggiare, eccetera, vuol dire ritornare in una specie di imbuto nel tempo a molti anni fa, forse a centinaia di anni fa, con una condizione in cui c'è una gran tecnologia che ci aiuta, ma contemporaneamente mutando tutte le relazioni sociali, umane, le emozioni. Quindi penso e spero che questa parte di situazione non avvenga. Quindi ho fiducia e immagino già delle storie che sono magari scollegate anche alla dimensione attuale. Cioè, credo che ci sia una potenzialità forte lo stesso, è un modo di raccontare, che poi attraverserà anche questo momento sicuramente, perché è un momento importante nella storia di tutto il mondo. Però mi sembra, come dire, forse anche è un anestetizzare una paura, però mi sembra che ben felicemente andrò all'estero a fare un altro film. Ecco. Roberto Andò prima raccontava questa storia del virologo inglese beccato con, sì, con l'amante, come storia emblematica del momento. Se io dovessi raccontare come nasce il virus in Italia, racconterei la storia di Giorgio Diritti. No, perché il grande successo a Berlino, la uscita in sala. Io, il tuo film è l'ultimo film che ho visto in sala. Allora, questa tua storia in qualche modo è dentro questo periodo. Come ti trovi in questo ruolo? Ma mi trovo
ancor più, diciamo, in una dimensione onirica qual è quella di un film, nel senso che prima negli interventi anche precedenti si faceva questo parallelo, no? Di come la realtà è diventata un film e c'è una interconnessione di questi due, di queste due cose. E ti devo dire sinceramente che ogni tanto appare quasi surreale l'essere stato a Berlino, aver vissuto un momento di condivisione con migliaia di persone, incontri, feste, cose, eccetera, e poi essersi trovato nell'arco di 24 ore praticamente ad arrivare a Milano dove già era tutto chiuso e poi il mondo è cambiato. Quindi sicuramente è una dimensione emotiva molto particolare, eccetera, però credo che sia anche, come hanno già detto alcuni miei colleghi, una occasione per ritrovare tempi diversi, per trovare riflessioni differenti, per riacquistare un rapporto con noi stessi, con il nostro lavoro, con il nostro pensare e immaginare, che magari non è spinto dall'ansia del fare. C'è un valore, forse uno dei pochi, di questa clausura che siamo costretti a subire, è la dimensione comunque di una logica di partecipazione, diciamo così, che diventa anche una logica così di vita in un tempo e in modalità più lente. Questo mi sembra un po' un elemento che ha caratterizzato quell'avventura. Poi certamente c'è un grande interrogativo su cosa accadrà, perché tra l'altro volevo nascondermi, è un film che è rimasto, come dire, sospeso, cioè a metà tra l'uscita in sala e l'andare sulle piattaforme, perché ovviamente per, credo, vincoli anche contrattuali e altro, non c'è la possibilità di andare direttamente sulle piattaforme, di fare un'uscita differente, quindi sarà il primo film di una ripresa e che mi auguro non sia troppo in là. Ecco, questa però è un altro dei temi che dicevamo che erano già, che stavano per scoppiare quando è scoppiata la malattia. È ancora, c'è ancora un senso il discorso che facciamo forse quasi solo in Italia di avere delle finestre così definite di uscita, di segregazione dei film fra la sala e le altre piattaforme? Non dovremmo cogliere questo momento anche per innovare in un settore che è vecchio e non si capisce più? Beh, in parte che questa sicuramente è un'occasione per ripensare tutta la filiera, per trovare dinamiche diverse, per capire meccanismi che possono anche avere dal punto di vista economico dei pesi differenti. Banalmente il costo tra la fruizione, diciamo, sala e la fruizione in piattaforma può essere differente se è in contemporanea. Cioè si possono studiare dei meccanismi che possono favorire, diciamo, la non competizione interna, ma e comunque io credo che il valore della sala, soprattutto se le sale come, sono come quelle dell'Anteo che ben conosco e hanno qualità, insomma, o anche a Bologna, insomma, in certe atmosfere, la Cineteca, no? Che è, come dire, è una specie di bozzolo privilegiato dal punto di vista culturale, così, le proposte. Ecco, dico, se c'è quel tipo di sala lì, la gente comunque avrà sempre voglia di andare a condividere la sensazione di un film in sala. E credo che questa sia una grande forza del cinema. Peraltro è vero che c'è un mondo che per magari motivi familiari, figli e altro sta più a casa e forse in quel caso lì la possibilità di dare prima l'occasione di vedere un film in streaming può essere interessante. Io penso che su questo il momento ci aiuta probabilmente a fare una riflessione e a ragionare su tutta la filiera produttiva. Ma a te ti sarebbe dispiaciuto se, volevo nascondermi, fosse uscito direttamente on demand? Ma ti dirò un po' sì e un po' no. Un po' sì perché sicuramente è un film di grande impatto visivo che ha una, diciamo, una forza proprio anche nella dimensione paesaggistica, fotografica, visiva, e quindi questo al grande schermo
diventa un plus valore assoluto, cioè sei totalmente immerso nella sensazione e anche nel racconto. Cioè la storia di Ligabue è un uomo, è di un uomo isolato e piccolo in un grande ambiente, è di un uomo solo, no? E questa percezione sicuramente nell'ambito del cinema la vivi con una ben differente partecipazione. Peraltro ti dico, se fosse anche andato solo solo streaming, diciamo, non sarebbe stato poi un dramma così grande, cioè perché comunque sia quello che poi perdi da un lato ce l'hai in un rapporto magari diretto in questo momento con un pubblico che è più attento e più ampio, forse. Quindi le due cose, diciamo, è difficile scegliere. Mi sembra che la condizione ideale è quella di poter tenere aperte le due vie. Volevo passare a Sergio Rubini e chiedergli, chiaramente sei qua come regista, ma non dimentichiamo che una grandissima parte del tuo lavoro in realtà è da attore, e volevo capire i film che se hai pensato un prossimo film da fare come regista, e i film che dovevi fare o dovrai comunque fare appena sarà possibile andare sul set come attore, tu che stai capendo che sta succedendo? Stanno cambiando, si stanno adattando, oppure invece devono andare dritti per la loro strada perché quello è la strada che era impostata e quindi probabilmente quella loro giusta? E ti devo ricordare il microfono. Mi sentite? Ora sì. Bene, allora, no, io penso che sia abbastanza tutto cambiato, nel senso che penso che i film che raccontavano il presente necessariamente domani saranno i film che raccontano il passato, e quindi ci sono dei film che probabilmente non potranno più essere girati, a meno che non li si ancori direttamente al passato, a meno che non facciano parte di un passato, forse anche che diventerà presto anche remoto. Detto questo, io dovrei girare un mio film, che è un film sulla vita dei fratelli De Filippo, e quindi è un film nel passato, ed è un film che non dovrebbe, diciamo, dovrebbe salvarsi, dovrebbe non avere questo problema della, diciamo, della contemporaneità, del presente che non è più presente. E stavo accingendomi a fare un film di Giovanni Veronesi, che era la seconda parte di un film che avevamo già fatto, I Moschettieri, e anche quello è un film che fa parte, diciamo, che è ambientato nel 600, e quindi è un film che non soffre. Ma indipendentemente, diciamo, dal singolo film, un po' ascoltandovi, ho ascoltato tutti, io penso che questo periodo debba modificarci. Noi eravamo già di fronte ad un grande problema, a parte, diciamo, gli ultimi mesi in cui il cinema italiano era andato bene, però diciamo, non è quello l'andamento di un'industria, era un caso, erano dei mesi. Io penso che il cinema, cioè noi dobbiamo fare i conti con una cosa, dobbiamo cercare di capire se un film è il cinema, oppure se il cinema, cioè se il cinema è un film, oppure se il cinema è la sala. Io penso di essere forse quasi il più vecchio di tutti i colleghi che hanno parlato oggi, nel senso sono quello forse che ha cominciato prima di tutti. Ha cominciato Sciarra prima di me? Sciarra ci tiene a questo filmato. Ecco, assolutamente. Io ho girato il mio primo film nell'89. Okay. Io ho cominciato nel 77. Ah, benissimo, allora Sciarra è il più vecchio. Quindi noi abbiamo maneggiato la pellicola, diciamo, veniamo da un mondo che non aveva nulla a che fare con il digitale. Io ho cominciato a girare i film con la pellicola e ho cominciato a lavorare con la moviola. Ricordo la grandissima sofferenza quando siamo passati dalla moviola all'Avid. Molti di noi giuravano e spergiuravano che non avrebbero mai accettato questo cambiamento, che avrebbero continuato a girare e a montare per tutta la vita con la moviola, perché un taglio fatto in moviola aveva, diciamo, implicava una responsabilità che invece il click dell'Avid non implica, perché ne puoi fare 100.000 di attacchi, mentre in moviola con la pressa ne potevi fare 10-20 al giorno. Poi in realtà abbiamo compreso che tutto si è modificato e abbiamo accettato l'Avid, che forse ha modificato anche i nostri film in positivo e i nostri montaggi.
Abbiamo addirittura accettato il passaggio invece dalla pellicola al digitale, che li ha modificati in peggio i nostri film, perché è indubbio che il digitale non è mai all'altezza della pellicola, e quando lo è perché cerchiamo in tutti i modi di far assomigliare il digitale alla pellicola. Eppure l'abbiamo accettato. Allora, io sono d'accordo con Diritti. Penso che noi dobbiamo lottare per offrire ai nostri film la possibilità, nel momento in cui escono, di essere visti da tutti i diversi pubblici che accedono in maniera personale ad un film. C'è un pubblico che ama andare in sala, c'è un pubblico che invece in sala per mille motivi non può andarci, magari perché non ama andare in sala, ma perché magari non ha il grano per andare in sala. Ci sono delle famiglie intere per le quali andare al cinema è molto costoso, per cui diciamo dobbiamo pensare anche a quel pubblico. Allora noi dobbiamo salvare i nostri film e secondo me liberarli dalla retorica della sala, perché è una retorica, perché se parliamo poi della sala in sé, allora a me mancano le sale con mille persone, mancano le sale con la gente che fuma, mancano le sale in cui si aprivano sopra quei buchi splendidi la sera che servivano ad aerare l'ambiente. Quindi diciamo c'è dietro una retorica. Poi abbiamo anche paura di parlare di questo, perché abbiamo paura che gli esercenti poi ci menino, abbiamo paura che gli esercenti si vendichino con le nostre pellicole, e non ce lo diciamo, non ci diciamo la verità. Io devo anche confessarvi, visto che siamo in questo tema, in questo momento appunto così privato, in cui ognuno poi ha la possibilità di far vedere anche pezzi della propria vita attraverso le proprie case. Io, tra uno spettatore che va in sala a vedere il mio film e un ragazzino ad un angolo di una strada che magari vede il mio film su un telefonino, a me mi batte più il cuore per quel ragazzino che vede il mio film. Devo confessarlo. Cioè, sarà terribile, sarà, e devo anche confessarvi una cosa, mi batterebbe ancora di più se lo vedesse piratato il film, perché penso il pensiero che c'è dietro, penso quel ragazzo non ha potuto comprarlo il film, cioè nonostante ha voluto vederlo ed è stato disposto a piratarlo pur di vederlo. Quindi, e poi è chiaro che questo, diciamo, è un aspetto malato del mercato, sarebbe un aspetto malato. Se tutti vedessero film piratati, l'industria crollerebbe, noi non potremmo più fare film, non ci sarebbe più il denaro. Però usavo questo paradosso per cercare di metterci di fronte ad una questione che dobbiamo risolvere. Noi non possiamo più essere legati alla sala, altrimenti moriremo, faremo morire i nostri film, perché c'è Diritti che giustamente dice che il suo film aveva un paesaggio, un mondo dietro, per cui il grande schermo, ma ci sono anche tanti film che non hanno bisogno della grandezza dello schermo, ai quali può star bene anche una fruizione, diciamo, a casa. In case, peraltro, in cui ci sono delle volte degli schermi e dei sistemi audio migliori di alcune sale in cui vorremmo costringere il pubblico ad andare a vedere i nostri film. Per cui noi dobbiamo trovare, forse dobbiamo sfruttare questo colpo fatale, letale, che ha inferto il coronavirus, come diceva prima la Comencini. Oggi, diciamo, quando verremo fuori da questa vicenda, dovremo sfruttare questa vicenda proprio per ridisegnare la politica della distribuzione, altrimenti i nostri film, soprattutto alcuni film, saranno... Io per esempio il film di Diritti non ho fatto a tempo a vederlo in sala. Se fosse uscito in streaming, se fosse possibile vederlo on demand, lo vedrei stasera. E allora perché impedire a un film di avere, diciamo, la possibilità di essere visto? Noi dobbiamo batterci e dobbiamo avere il coraggio di farlo indipendentemente dalle vendette dell'esercizio, perché poi dobbiamo dirci anche la verità: c'è tutta una parte sana dell'esercizio che ama i film, che ama il cinema, che si dedica alle proprie sale con passione, ma c'è tutta un'altra parte dell'esercizio anche che proietterebbe il film di Checco Zalone per tutto l'anno, tutti i giorni e su tutti i 10 schermi, e noi lo sappiamo benissimo e ce lo dobbiamo dire, quindi dobbiamo venire allo scoperto per amore dei nostri lavori che meritano di essere visti e che devono raggiungere il proprio pubblico attraverso i tanti canali che oggi la tecnologia mette a disposizione.
Io ringrazio Sergio per questa cosa, perché sono parole importanti quelle che ha detto. A completamento vorrei vedere l'altra faccia. Siamo ancora in una fase in cui le piattaforme non danno al cinema di tutto il mondo quello che ricavano. Non reimmettono nel circolo virtuoso quelle stragrandissimi guadagni che fanno sui prodotti cinematografici. È di pochi giorni fa questa notizia che Netflix è entrata in ANICA, l'Associazione dei Produttori Italiani. Che cosa questo voglio dire? Io ancora non l'ho capito, sto sentendo dei pareri molto discordanti. Io vorrei soltanto che questo significhi, sia per Netflix che per tutte le altre piattaforme, che a coloro che fanno enormi guadagni sull'audiovisivo vengano posti quegli obblighi di reinvestimento nel prodotto che hanno, per esempio, le televisioni, che prima le televisioni hanno guardato come il fumo nell'occhio e che adesso hanno capito essere una risorsa importante. Allora, se arriviamo a un riequilibrio, capisco la provocazione di Sergio di dire anche la pirateria ha un senso. Quello che noi stiamo imparando in questi giorni, in questo periodo, è indicativo. Noi stiamo pagando i film che vediamo molto di più di quanto non lo facevamo, come dire, prima della segregazione. Allora, quello deve essere un altro salto culturale che noi facciamo. Ora, ne approfitto, mi inserisco un attimo un po' a gamba tesa, perché è esterno a questo argomento che stiamo trattando, però era arrivata una domanda esplicitamente per Sergio Rubini prima che cominciasse a parlare, quindi non c'entra con quello che hai detto, però non di meno è interessante. Sotto dice, pensando al tuo bellissimo film L'anima gemella, secondo te c'è la possibilità che il pubblico abbia voglia di vedere commedie un po' più grottesche, con storie diverse dal solito? Ma sì, io penso che noi dovremmo tornare a fare i generi. Il nostro cinema a un certo punto ha smesso di fare i generi, il nostro cinema a un certo punto c'è stata una divaricazione, c'è il cinema d'autore e poi c'è la commedia, la cosiddetta commedia all'italiana. Non abbiamo più fatto, un tempo facevamo western, dovremmo tornare ad essere un'industria come una volta. A un certo punto abbiamo un po' cambiato tutto. Io, appunto, Sciarra ha cominciato prima di me, però io, diciamo, quando noi abbiamo cominciato a lavorare al cinema, c'era un pubblico che diceva, che solitamente diceva, io amo il cinema ma non vado a vedere i film italiani. C'era un pubblico, appunto, che ripeteva questa frase, perché con gli anni 70 si era come un po' interrotto quel rapporto fiduciario che c'era tra lo spettatore e il cinema italiano. Poi all'inizio degli anni 80 lentamente si è ricreato, diciamo, un rapporto fiduciario, e questo lo sa bene anche Enzo Monteleone, che vedo dall'altra parte, con i film di Nanni, con i film di Gabriele Salvatores, mi ci metto dentro anch'io, Piccioni, Mazzacurati. C'è stata tutta, diciamo, una fioritura improvvisamente. Quello spettatore lì che diceva non vado a vedere il cinema italiano era sparito. Poi è ricomparso perché sono state fatte delle politiche sbagliate, e le politiche sbagliate non le abbiamo fatte noi autori, e le politiche sbagliate probabilmente non le ha fatte nemmeno chi ci ha finanziato, non le hanno fatte nemmeno i produttori, le politiche sbagliate sono state fatte nell'ambito della distribuzione. Ed è lì che dobbiamo rimettere le mani, coraggiosamente. E quando parlo oggi però di distribuzione, parlo anche dei paradisi fiscali, di questi grossi, diciamo, colossi che portano in giro i nostri film nel mondo. È chiaro che questa gente deve pagarli i nostri film, devono pagare le tasse, però bisogna lavorare in quella direzione, cioè sulle politiche. Noi ci ritroviamo di fronte a un problema che è solo politico. Poi alla fine se la prendono con i nostri film, se la prendono con le nostre storie, perché se poi il cinema va male è colpa degli autori, o è colpa degli sceneggiatori, o è colpa degli attori che non chiamano. E invece non è così. Noi dobbiamo, diciamo, garantire un'eterogeneità
di racconti e soprattutto l'autonomia dell'autore. E ognuno deve poter raccontare la propria storia. Certo, poi il pubblico ti deve scegliere, certamente ti deve scegliere, però se il pubblico non ti sceglie perché il tuo film, io lo so, da attore ho fatto dei film anche belli, dei piccoli film, che non hanno avuto alcun mercato, ma perché erano condannati a morte prima ancora, cioè già quando erano girati, noi lo sappiamo, soprattutto negli ultimi anni, sappiamo benissimo che ci sono delle produzioni che possono vivere, sopravvivere, perché non... producendo delle opere prime, che è abbastanza redditizio. Perché trovare 700.000 euro per fare un film oggi, diciamo prima della crisi, è abbastanza semplice. 600, 700, 800 no, ma 700 sì. Tra 700 e 800 poi c'è una differenza incredibile. Quei 100.000 euro ti dovresti dannare per trovarli, ma fino a 700.000 euro li trovi. Li trovi soprattutto se produci un'opera prima. E quell'opera prima sai che non sarà vista da nessuno, non avrà alcun mercato, non avrà alcun luogo. Eppure il produttore, diciamo, poi all'interno, ma l'ha raccontato anche Mainetti quando ha raccontato a Report la difficoltà che ha subito per fare Gigrobò. Noi dobbiamo scardinare questo, diciamo, questo meccanismo e dobbiamo di nuovo ripristinare un rapporto fiduciario col pubblico, e se questo avviene attraverso la sala, bene, ma se avviene, diciamo, anche on demand, evviva. E bisogna anche, perché il cinema, insomma, ragazzi, una famiglia intera che va all'Adriano in una sera deve tirar fuori 80, tra la macchina, la pizza, i due bambini, e l'uscita è un'uscita che costa 80-90 euro. E con questa somma bisogna farci i conti. A conferma della mia anzianità, ricordo di essere stato un giovane aiuto regista che inseguiva un attore più giovane di me, che non si riusciva a trovare perché era in Nord Europa, e che poi finalmente tornò e fece un bel film. Che ero io. Che ero io. Ora, è stato tirato in ballo Enzo Monteleone, e ti faccio una domanda centrale di questa live. Adesso che chi si trova a dover immaginare, non chi ha già dei progetti partiti a vari stadi di produzione, eccetera, ma chi si trova ad immaginare nuovi progetti, secondo te ha più senso? Innanzitutto, ancora non abbiamo trattato una cosa fondamentale, ha senso raccontare il Covid? Cioè, a un certo punto qualcuno dovrà raccontarla questa cosa, proprio non come viviamo e non lo spirito del tempo, ma proprio che è successo, da dove è partito, come si è svolta in Italia, tutta questa serie qua. Quindi questo, se uno, se ha senso raccontarlo e come, e due, se invece non ha più senso raccontare lo spirito del paese tramite altre storie, quali sono le altre storie più adatte a raccontare questo spirito? Anche a te devo ricordare il microfono. Così? Sì. Ok. Beh, intanto per informarti un po' di come è partito questo Covid-19, eccetera, eccetera, c'è un bellissimo documentario su Netflix che si chiama Pandemic, e lì è spiegato tutto, quindi nessuno può dire non lo sapevo. Volevo salutare un attimo Giorgio, perché volevo fargli complimenti, perché appunto anch'io è stato... L'ultimo film che ho visto in sala è stato il suo, sono andato a vederlo subito, e credo che Giorgio rappresenti quello che dovremmo fare tutti, cioè una ricerca individuale. I film che fa Giorgio Diritti sono suoi, sono molto particolari, sono fuori dal mainstream del casting o della commedia o cose del genere, e quindi credo che quello che dobbiamo raccontare e continuare a raccontare. Il grande pericolo purtroppo che e già purtroppo sono annunciati, e che arriverà una valanga di film di gente chiusa in casa che si prende col telefonino. Allora, ho già sentito che Salvatores Vicari ha fatto già un film, Muccino e Tornatore stanno facendo dei film collettivi sul Covid. Sicuramente succederà anche nel resto del mondo, perché non penso che in Inghilterra, in America o in altri posti non staranno come dire intaccati. Credo che dopo il videoclip di Checco Zalone in Immunità di gregge, ormai è stato detto tutto, basterebbe quello che mette la parola fine al Covid italiano.
raccontarlo o non raccontarlo, quello l'abbiamo già detto, è stato detto, è la sensibilità di ognuno, è decidere ognuno che cosa vuole raccontare. Cioè, se Ken Loach decide di raccontare la storia di un'infermiera in ospedale di Londra durante questi mesi qua, sicuramente Ken Loach farà un bellissimo film, potremmo farlo anche noi, immagino, ma l'altro giorno si passa, no, prima si diceva di quel consigliere della sanità britannico che è, come dire, un piccolo film sulla situazione in Inghilterra. In Italia forse avete letto che è successo invece un'altra cosa abbastanza interessante, tipo che una donna che evidentemente aveva un po' di problemi anche psichici viveva da sola, i figli li avevano preso un badante filippino, mi sembra, per aiutarli in casa. Questo badante purtroppo è morto, ha avuto un infarto e la donna l'ha tenuto lì morto in casa per un po'. Dopo un po' questo uomo, questo cadavere, ha cominciato a puzzare, allora la donna l'ha portato in terrazzino e gli ha dato fuoco. E i vicini sono arrivati perché c'era questo fumo, ha chiamato i vigili urbani. Vuol dire, di storie volendo se ne possono trovare tantissime, sembra, come dire, una collezione dei nuovi mostri, no? Si potrebbe fare anche un film. Però io credo che non sia questo quello che dobbiamo fare noi. Dobbiamo intanto aspettare che si torni a una certa normalità di convivenza e quindi anche di lavoro e tutto quanto. E poi ognuno cercare le proprie strade. A proposito delle piattaforme, sono assolutamente d'accordo sul fatto che vanno ormai liberalizzate. Cioè, chi vuole vederlo al cinema lo va al cinema, che con Zalone la gente comunque andrà a vederlo al cinema e poi se lo riguarderà in tutti i formati possibili e immaginabili. La cosa che sento che ancora manca, in questi mesi in cui penso che, non penso di essere, a parte Lucchetti che è l'unico che non è riuscito a vedersi delle serie televisive o dei film, io mi sono invece guardato una quantità di serie industriali, io vedo che nel resto del mondo, anche in televisione, le serie televisive, e non parliamo di solito americani, inglesi, che insomma il mondo anglosassone che sappiamo ha più soldi, tutto quanto, eccetera. Ma allora, una serie come Babylon Berlin, che è tedesca, è una serie pazzesca. Una serie come Fauda, che è israeliana. Una serie come Marcos Mexico, che è messicana, brasiliana. Cioè, vuol dire, ho persino Daily Crime, che è una serie indiana, hanno una verità, una forza, una capacità narrativa, che noi stiamo ancora ai tempi di Montalbano, voglio dire. Cioè, da una parte c'è, vabbè, Gomorra che ha segnato una cosa, però è quasi, come dire, si ripete, è sempre uguale, eccetera. Ma, allora, io ho fatto un film di guerra, no? Ed era a me nel 2002. Mi sono accorto che prima di me, un altro film di guerra girato in Italia, l'aveva girato Francesco Rosi nel 1971, che era Uomini Contro. Da Uomini Contro fino a Enola Mè non si era fatto più un film di guerra in Italia. E dopo di me non è che ne sono stati fatti tanti, credo, forse mezzo, non lo so. Allora, ci sono, c'è come una specie di blocco, che non so se è creativo. Io lo so qual è il problema, è ovviamente sempre produttivo, no? Cioè, è difficile portare, forse voi avete visto quel film svedese che si chiamava Border, non so se avete presente quella. Sì, il film tra, diciamo, lei, se non sbaglio, è una controllice, una controllore, una che fa i controlli all'aeroporto e incontra un suo simile, sono come del De Neanderthal praticamente. Sì. Cioè, ecco, allora io mi immagino, un film bellissimo peraltro, non so se l'avete visto, insomma, un film straordinario. Io mi immagino di andare a quale produttore, a quale rete posso andare e dire: senti, voglio fare la storia di due Neanderthal brustissimi, mostruosi, che però si annusano e annusandosi si riconoscono. Però il Neanderthal donna ha il pisello e il Neanderthal uomo invece la patata. E quando fanno l'amore si vede questa cosa qua. C'è una scena. Allora, nessun produttore italiano ti prende una storia così. E quindi in qualche maniera noi ci castriamo, per cui ci, in qualche maniera, per pur di riuscire a fare un film, ci adagiamo nel filone generale. Per quello devo dire che riconosco a Giorgio una grande capacità di rimanere, come dire, fedele alle sue storie e di aver raccontato un suo mondo senza dover fare delle scorciatoie.
penso che, insomma, se vogliamo girare adesso dovremmo girare soltanto film ospedalieri, praticamente serie di ambiente ospedaliero, però dobbiamo aspettare che questa crisi passi, che vengano, che si torni in tempi migliori, e, ma tempi migliori parliamoci solo dal punto di vista, come dire, sanitario eccetera. Non voglio affrontare il discorso, come dire, politico o, come dire, cosa dobbiamo fare di questo mondo, che cosa ci hanno lasciato in eredità o abbiamo, o lasceremo in eredità, perché è un argomento molto più grande che non è questo il caso di affrontare. Enzo, hai appena citato Elana Main. Io e te abbiamo scritto un film che cominciava a Parigi e finiva a Lisbona. Io stavo per partire con un film in Cina. Si può viaggiare, si potrà viaggiare. Il nostro cinema sarà costretto a ritornare in due camere e cucina come negli anni Ottanta, o dobbiamo perseverare nel fare film fuori? Ma no, io spero che non si torni a quel terribile momento, che più che altro era un periodo dovuto a scarsità economica, a crisi, no? Economica, crisi, certo, economica, quindi eccetera. E il cinema è bello perché ti fa vedere dei mondi, no? Non è obbligatorio per forza fare film on the road o andare a girare in India per fare un bel film, fare Out of Africa. Ripeto, ognuno deve raccontare quello che vuole raccontare. Adesso nessuno può dire niente, perché non si sa che cosa succederà. Il mondo ha sempre convissuto con dei virus, alcuni l'ha debellati, gli altri no. Altri, voglio dire, l'HIV non è stato debellato, l'HIV esiste, ma è stato tenuto sotto controllo delle medicine. Quindi noi stiamo convivendo con l'HIV. I paesi più poveri, come l'Africa, l'HIV continua a procurare vittime. Nei paesi un po' più ricchi, dove c'è un'assistenza sanitaria migliore, l'HIV, diciamo che convive con noi tranquillamente lì, come il morbillo, come le cose, eccetera. E dobbiamo aspettare, vedere che succede, e poi ognuno, secondo il proprio stile, la propria passione, la propria, come dire, estetica anche ed etica, deciderà che cosa raccontare. Sicuramente, ripeto, ci sarà un desiderio di raccontare questo periodo, però non è obbligatorio. Va bene, con questo direi che siamo arrivati a fine corsa. Io vi ringrazio tantissimo, vi ringrazio innanzitutto Maurizio Sciarra che ha voluto mettere su questa live e ha contattato i registi. Ringrazio i registi che sono intervenuti e ricordo a tutti quanti che tanto questa live, come le altre, sarà disponibile on demand, quindi sarà sul canale di Bettase, potrà essere rivista in qualsiasi momento. Grazie ancora e vedremo i vostri film dopo. Io volevo ringraziare te che ci hai ospitato, volevo ringraziare i registi che sono intervenuti, che è stato un segno molto importante questo. E come diceva Cristina o come altri registi hanno detto, questa è la dimostrazione che i registi italiani stanno insieme. Siamo un gruppo completamente diverso uno dall'altro, ma siamo un gruppo che ha imparato a stare insieme, a condividere i problemi, le gioie e le vittorie. Questo mi sembra che sia un punto di ripartenza fondamentale per tutti noi. Grazie. Grazie, arrivederci. Ciao.